un circuitino isometrico ed eccomi accontentati. Si tratta di un 7 minuti di lavoro dove andremo appunto a lavorare in maniera totalmente isometrica. Ogni posizione la terremo per 45 secondi e poi passeremo alla posizione successiva. Al termine di questi 7 minuti vi chiedo di eseguire un minuto di pausa per passare poi al secondo ed infine al terzo round. Andate a prendere il tappetino perché si parte. Il nostro circuito di lavoro isometrico partirà così, con 30 secondi di tenuta in full plank, con 15 secondi di tenuta in push-up. Pronti a partire con questo, quindi con un full plank in 3, 2, 1, via. Vai. Iniziamo il nostro lavoro di isometria con una tenuta di plank. Bene, spalle sopra il libro con i miei polsi. Dritta su una linea unica dal tallone fino al centro della mia testa. Sento bene tutto. Tenete gli addome, gambe tenute. E da qui ci spostiamo in un push-up hold. Quindi piego i gomiti stretti e rimango qui. Per altri 15 secondi mi sono già passati. 5 secondi. Passiamo alla prossima posizione, un side elbow plank, quindi sul braccio destro, andiamo con i gomiti in linea con la nostra spalla, un po' sul fianco, pronti, via. E manca meno di 10 secondi. Eccoci, molto bene. Se vado dall'altra parte, sempre il gomito, controllo bene il gomito nelle spalle, anzi, le spalle si allinea, così il fianco, pronti in 3, 2, pochi secondi, dentro 5, 4, 3, 2, 1, molto bene, terminiamo questa parte in una posizione di airplane, con le braccia qui, avanti, andiamo su in questa posizione, teniamo, anche qui 45 secondi, stringi bene con le addominali, tese e via, andiamo su e tengo, stringi bene. Scapole, senza proprio da infiltrare contro la tua schiena, tieni la posizione cervicale in linea, quindi sposta lo sguardo, lasciandolo sempre sul pavimento ma leggermente più avanti e stringi bene in mezzo alle scapole. Continua a mantenere le gambe attive, il glutine anche.
Adesso 10 secondi. E da qui, solo per chi se la sente, vado ad allungare anche le gambe. Quindi apro il busto e rimango in questa posizione. Solo per chi se la sente, mi metto 10 secondi solo con le braccia alle orecchie. E lascio. Ultima posizione, si in piedi, sono squat, divagli per le gambe, destra a ruoto, allungo le braccia qui davanti, pronti, 3, 2, 1, via. Anche qui cerca di tenere le spalle ben aperte, l'addome sempre contratto, e mani giù in posizione. Buon allenamento!